Buonasera e bentrovati. Parto con l'appello. Sagrini, Presente. Unibosi, Bulling, Presente. Acerbi, Presente. Sartoni, Presente. Vanetti, Poli, Mancurti, Presente. Rivola, Benassi, Presente. Giacometti. Presente. Bene, constatata la legalità del numero dei presenti, assume la presidenza il Ecco, è sindaco. presente anche Benassi. Bene, iniziamo. Buonasera intanto. Adesso non ci sono comunicazioni particolari, se non adesso stavamo valutando di organizzare la serata di saluto e ringraziamento del personale di soccorso che è intervenuto nel nostro territorio per questi oltre 2 mesi. Adesso valuteremo se la data sia possibile, quella ipotizzata il 28, oppure in quale altra occasione per fare in modo che siano presenti il comandante provinciale nazionale dei Vigili del Fuoco, la rappresentanza della protezione civile, dei militari, eccetera. Poi, se ci sarà, come si sta preparando, cercando di fare un incontro pubblico sui temi della ricostruzione, della ripartenza, degli indennizzi, dei soccorsi, delle risorse da riconoscere al comune e ai privati, quindi ai soggetti pubblici e privati, ovviamente ci confronteremo tutti insieme, tutti i gruppi consiliari, tutti il consiglio comunale, in una forma, in una modalità che non necessariamente riunendo il Consiglio Comunale, ma in una riunione informale. Poi, un'altra comunicazione, adesso su questo anche ci sentiremo e ci confronteremo, abbiamo concordato con l'ANPI che la cerimonia, vista l'impraticabilità, l'impercorribilità, della strada di Monte Battaglia, la cerimonia annuale in ricordo degli eventi bellici del 1944, si farà a Casola, nel parco Giulio Cavina, accanto al monumento ai caduti, e vedremo come impostare, come programmare l'evento nella mattinata, potendo andare comunque a depositare la corona d'alloro nella lapide al Cantone, nella lapide a Santa Polinare, vedremo se si potrà andare a Saro Filho. La cerimonia la faremo in piazza, insomma, qui nel parco pubblico, nei giardini pubblici, al Monte Caduti. Poi prevedendo, programmando d'accordo con l'Associazione Nuovo Cinema Senio e con Antenna 306, la proiezione di video e immagini dedicate agli eventi bellici e agli eventi di Monte Battaglia nel cinema Senio. Considerate che un altro anniversario che dovremo ricordare, che dovremo celebrare con molta attenzione, con molta riconoscenza proprio nei confronti del sacrificio che questa personalità casolana ha fatto quando è morto nel settembre del 1943 in Calabria. Dovremmo ricordare l'ottantesimo anniversario della caduta di Giuseppe Cenni, medaglia d'oro militare aviatore. E su questo siamo in contatto con
Angelo Emiliani, che aveva già anni fa curato una cerimonia, tenuto la relazione in questa cerimonia in ricordo di Cenni. Sono in contatto anche con la sua famiglia, con la figlia e col nipote. Vediamo come e quando potremo fare questa cosa. Questo è quanto. Veniamo al secondo punto, presentazione, svolgimento, interrogazioni. Se non ci sono, procediamo. Prego Mirko. Non è tanto un'interrogazione, cioè non è un'interrogazione, può anche essere un'interrogazione orale. Io volevo chiedere chiarimenti sui cartelli che si sono messi nelle strade nuovamente, eccetto residenti. Perché so di certo di anche cittadini privati che fermano mezzi che vanno da altri cittadini privati a caricare la frutta, devono passare perché è stata solo residenti, quindi lo scorso consiglio comunale forse avevo capito male, ma provavamo a liberare tutto, ma in realtà abbiamo... Quindi chiedo lumi. Allora, di liberare tutto? No, non se ne è mai parlato. Che si sia detto di provare a allargare agli accedenti l'attività, come è stato fatto per la provinciale SP 63, sì, però pensare di aprire a tutti prima di aver effettuato degli interventi di messa in sicurezza, cioè, non è una responsabilità, secondo me, su parecchie strade, decisamente grossa. Su parecchie strade. Ah no, ma infatti il problema adesso qual è? Siamo in un grigio che non può durare, perché come dice giustamente Mirko, se c'è gente che va per lavoro, e poi c'è un problema serio, lo sappiamo tutti. Al primo incidente le assicurazioni che gli spieghiamo, perché adesso è una realtà che tutte le strade le frequentano e non possiamo nasconderci dietro il cartello, cioè dobbiamo, anche perché poteva durare le prime settimane, ma... Cioè, primo incidente non nelle buche, eh. Incidente in tamponamento fra due macchine, siamo nella bolgia più nera. Assolutamente sicure, anche perché stiamo lavorando ancora a parte delle fossette, delle cose di questo tipo. E l'altro aspetto, soprattutto quando ci sono degli ammanchi sotto strada, sono pericolosi, non tanto quelli che sono sotto. Noi abbiamo ordinato adesso, sì, non so se un 200 New Jersey, che non è... Sì, sì. E dopo ve lo dico perché è una di quelle spese che abbiamo spesato nella variazione di bilancio con i soldi delle donazioni che sono arrivate. Sì, sì, sì. Proprio perché prendendo questi oggetti pensavamo che le strade che sono messe meno peggio, di fare un ragionamento se era possibile riattivare la circolazione, soprattutto là dove poi è chiaro che nel discorso della frutta, ragione Mirko, molto probabilmente bastava cambiare l'ordinanza che c'era e scrivere che chi deve conferire la frutta, gli autocarri che vanno per prendere la frutta, dove si può andare, perché ci sono anche delle strade che per me gli autocarri fanno anche fatica ad andare, però la stragrande maggioranza delle case, delle strade, da questo punto di vista qui magari sono anche adatte, anche perché abbiamo aperto la metti trebbia, perché la metti trebbia è 4 metri e quindi se vuoi andare a mettere il grano in alcune zone, abbiamo aperto anche alcune strade che portavano nei campi proprio per far passare la metti trebbia e permettere alla gente di raccogliere terra. Io sono d'accordo con Mirko, molto probabilmente non è stata aggiornata l'ordinanza in questo senso qui, ma io per far circolare tutti, cioè diciamo tranquillamente, ho visto anche stasera che su Facebook il Berigo fa un evento anche il 28, no aspetta, sì, giusto quello del Poggiolo, mi ha chiamato, dice no, se è ancora così io preferisco quest'anno darti su perché non mi prendo assolutamente la responsabilità, perché se uno viene su e ha un incidente, io se la vuol prendere il sindaco a me va benissimo,
io non me la prendo di far girare la gente su quelle strade, perché diventa estremamente pericoloso, perché uno di quelli che gira solitamente per queste strade sa come le deve trattare queste strade. Se vengono quelli della domenica, che li ho visti sprecciare giù per la strada del Cestina, che non vai giù neanche così per l'autostrada quando ci devi andare, io mi sento un po' male quando questa gente viene giù in quel modo lì. Però, cioè, sì, ma su questo non nego che ci siano dei pericoli su quelle strade, però ce lo siamo detti già da 2 mesi che non possiamo passare l'estate in questo grigio, e così ci passiamo anche l'inverno, perché lo sappiamo che non saranno conferiti 100 milioni di euro per fare i lavori tra qui a 6 mesi. Se... cioè, qui la responsabilità bisognerà che a livelli dalla provincia in giù e tutti se la prenda qualcuno. Questo in presenza della perturbazione. Io ti sto parlando in presenza della non perturbazione, normalmente. Cioè, non è più gestibile, perché chiaramente il relè deve fare il suo evento, il Mevigo, altrimenti a chi la paga la Tari, la Tasi e tutto il resto? Cioè, per l'anima de... si deve prendere responsabilità. Io lo so che io lo so che è complicato, però è un problema politico che va affrontato, nel senso che ormai sappiamo che finiremo l'estate e finiremo l'autunno, che non cambierà nulla sui lavori. Nessun cantiere sarà messo qui al 24, e certo, cioè, io lo posso dire, vediamo se poi il 24 mi vengo smentito. Abbiamo perso 70 giorni di tempo utile. Ma per chi? Per colpa del governo stai parlando? Ma a me del governo non interessa nulla, cioè adesso in questo momento a me non interessa del governo, il problema è la realtà. Cioè... abbiamo fatto 1.300.000 di euro di impegni. Lo so. No, ti spiego. Sì. Le ditte non vengono a lavorare a grande. Ma è ovvio. Ma ci mancherebbe, però certo. Queste cose le pago. Però noi dobbiamo, come dire, in questo momento fare i conti con delle attività che chiuderanno da qui al 24 se non possono fare gli eventi. Sì, però con la speranza, chi vive di speranza muore disperato. Cioè, addirittura se, come dice Mirko, c'è gente che non può conferire la frutta e lavorare regolarmente perché ci sono le delazioni di altri residenti che si improvvisano vigili, e la situazione comincia... Sì. È venuto qui, gliel'abbiamo detto chiaramente, è andato chiaramente a conferire la frutta. Stamattina parlavo con Fabri dice: ho rimasto lungo e resto a conferire tutto. Però capisci che la situazione è grigia, nel senso che c'è lo stesso discorso, come ci siamo detti un consiglio fa, del è aperto al transito a chi prenota un agriturismo. Mi fai vedere dal punto di vista legale se ha una validità? Non l'ha. È un escamotage di ordinanza che le assicurazioni, quando quello lì che fa l'agriturismo e fa mangiare, fa un cozzo contro qualcun altro o butta sotto un pedone, che sembra che possa succedere, cioè non paga nessuno. Quindi, cioè, ci stiamo nascondendo dietro una foglia di figo molto stretta, e fino a qualche settimana nell'emergenza era comprensibile, giustificabile e condivisibile. Adesso, onestamente, io la vedo difficile da portare avanti, cioè bisogna qual è il problema? Però che rispetto a 2 settimane dall'alluvione non è cambiato nulla a livello proprio di come sono messe le frane, cioè aspetta, è una questione, cioè, allora che sono stati a fare 2 mesi a pulire i lavori in somma urgenza, le frane sono state rimosse, quelle le sottostrada sono d'accordo con Maurizio che stanno lì, certo. I buchi, però i gersi c'è stato il tempo per poterli mettere, i cartelli per poterli mettere. Ho capito, ma questo però non dipende certo dal governo, questo dipende dalla provincia che se ne è presa comoda per mandarceli, perché ce li poteva mandare un po' prima i jersey. Ho capito, però c'è un problema serio, come dire, perché la provincia bisognerebbe strigliarla un po' di più. Perché ci abbiamo messo così tanto? Perché non c'erano le risorse. Perché adesso li chiedono tutti, ma allora c'è una situazione di congestione, di consegne che è paurosa. La cosa è comprensibilissima, è la stessa che ti dissi 2 consigli fa, che quando anche ci daranno 200 milioni di euro cash...
per trovare una ditta che fa un lavoro bisognerà dargliene uno a lei, come dire, per convincerla, perché ci sarà la fila a fare i lavori. Quindi allora io chiedo al consiglio, alla maggioranza, al consiglio tutto, che noi vogliamo aspettare con una strada aperta, non aperta, per 6 mesi, un anno, sperando che non succeda un incidente? Perché poi dopo è il cittadino che avrà fatto l'incidente, a cui gli è stato più o meno fatto capire che la strada, sì, se può andare all'agriturismo ci va, se no non ci va, se c'è un motivo valido ci va. Io oggi ho chiesto di nuovo, gira la voce per la strada per Fontanelli, ci è aperta se ci si va per lavoro. E invece la BAS, dalla Imola in su, sanno che è aperta per andarci per lavoro. Cioè, sì, no, va bene, intendo non la strada provinciale, intendo il passaggio, come dire, attraverso. In teoria è chiusa anche la strada nostra per andare al Passo del Prugno. Quindi c'è un po' troppo, come dire, di... Cioè, per le prime settimane andava bene. Io capisco la difficoltà di incastrare tutto, ci mancherebbe. Però io credo che vada convocato un tavolo con la provincia, che è il funzionario responsabile, che è ora che si assuma la responsabilità di dire se è aperta o no le strade, e se assume, e se non è in grado di prendersela, si dimette. Perché questo... No, ma adesso tu stai parlando poi in realtà di un caso specifico. Beh, a questo punto, stai parlando dell'SP70, però parlavamo, sì, però anche... l'SP70 presuppone, come dire, che a cascata, se la provincia si assume la responsabilità dell'SP70, poi anche il comune può fare un ragionamento, quella è aperta, e poi come dire, le strade, vabbè, poi parliamo strada per strada, le strade laterali sono un certo numero, cominciamo, come dire, a assumerci la responsabilità degli assi principali. Aver riaperto soltanto per Palazzuolo è stato meritorio e funzionale, ma ci siamo fermati lì. Cioè, la situazione non possiamo gestirla così, emergenzialmente, in maniera quotidiana. Il sindaco è a prendere decisioni. Ti dico, l'ufficio tecnico non dà parere positivo. L'ufficio tecnico di Casola o di Provincia? Ma anche quello di Faenza è uguale. Però, Maurizio, posso dire una cosa? Scusa, ma adesso che ci sono questi cartelli, no? Questi cartelli che valore c'hanno? Che non c'è un'ordinanza. No, c'è l'ordinanza. Come c'è da parecchio, no, l'ordinanza. Dietro non è attaccata nessuna ordinanza, no, i cartelli. Il comune è stata pubblicizzata a tutte le forze dell'ordine, ma... è stata messa sul sito del comune ed è ufficiale come ordinanza. Come dobbiamo fare? Gli dobbiamo attaccare l'ordinanza lì, gliela attacchiamo domattina, non è lì il problema. Chi si ferma a guardare l'ordinanza? Sì, ma appunto converrai che nessuno si ferma a fermare per il cartello, che le strade vengono utilizzate. Comunque noi possiamo attaccare l'ordinanza. No, ma non è il problema di attaccare l'ordinanza, converrete che la gente è tornata a vivere un minimo di regolamenti, perché le strade le frequenta. Quindi nascondersi dietro c'è il cartello e quindi è chiusa e poi la gente le usa. Allora assumiamoci la responsabilità di chiuderle e portare da mangiare con gli elicotteri alla gente, ma tutti, anche ai residenti. Allora... Ma perché? Ma dov'è dal punto di vista, fammi vedere dal punto di vista legale la differenza fra abilitare una strada al transito a un residente e a no? No, dal punto di vista del buon senso, lo so anch'io che il residente la conosce, dal punto di vista legale. L'assicurazione non farà distinzioni, quell'ordinanza l'assicurazione non la rispetta, perché dice se è chiusa ai non residenti, anche il residente che finisce di sotto non è la sicura. Noi quell'ordinanza non ce la siamo inventata, l'ha fatta il nostro ufficio legale. Vabbè, non è detto che l'ufficio legale abbia preso tutte le lucciole nella posta giusta, attenzione, le assicurazioni sono furbe. Io ti dico che dal mio punto di vista, non sono un ufficio legale, ho dei dubbi che una ordinanza che dice se hai prenotato l'agriturismo sei abilitato ad andarci, se sei residente compri la casa, seconda casa, se c'è il domicilio, se sei un amico del residente. Cioè, assicurazioni, parliamo di assicurazioni contro incidenti, cose serie. Quindi secondo me bisognerebbe risolverla o pensare di risolverla, e non quando i cantieri saranno fatti, perché quello è un orizzonte lontanissimo. Ma capisco che sia difficile. Allora, vi do un'altra informazione. 5-6 giorni fa ci ha scritto la Regione dicendo di andare a segnalare gli interventi che sono urgentissimi e che devono essere fatti entro la fine dell'anno. Allora, chiaramente noi abbiamo segnalato strada per strada gli interventi che ci permettono di fare certi ragionamenti, però non ce li hanno ancora finanziati. Noi abbiamo pensato il tipo di intervento da fare, abbiamo pensato quello che si può appaltare entro la fine dell'anno, e dove, dico, strada della Cestina, ci mettiamo la strada di Serufillo, ci mettiamo le strade dove ci abita più gente e quei che hanno anche le più criticità. Noi abbiamo mandato via, come tutti i comuni, certo, spero l'abbiano mandato via, perché era una scadenza tassativa, mi pare, martedì o mercoledì scorso. Per cui abbiamo fornito alla Regione questo, che vuol dire
una somma urgenza, che vorrebbe dire una somma urgenza per riuscire ad andare avanti nel tempo, certo, prima di fare le opere definitive. Stiamo con quello che ci scrivono e noi rispondiamo a quello che ci scrivono. Però dei soldi non abbiamo ancora visti. Questo è il problema. Allora non puoi incaricare i geologi, numero uno, non puoi incaricare gli ingegneri che ti facciano il calcolo dei pali, se sono i pali che servono, non puoi caricare nessuno che possa fare niente. Il 28, che è fra 4 giorni, quando vanno via i Vigili del Fuoco, a me mi prende già male allo stomaco da 20 giorni, perché il giorno che viene una bomba d'acqua, come è venuto sabato a Ravenna, spero che non venga qui da noi, mi dispiace per Ravenna e tutti i paesi vicini fino a Lugo, quello che è, che hanno avuto questo ulteriore aggravamento, in cui hanno 270 chiamate i Vigili del Fuoco ancora da fargli fronte. Tant'è vero che per questo col comandante provinciale e regionale discutevamo che è meglio il saluto farlo in un altro momento che non sia questo, punto. E ne abbiamo parlato oggi. Perché c'è una situazione nella Bassa Romagna che è terrificante. Sì, ma... Allora, detto questo, quando non ci saranno più Vigili del Fuoco a Casola, e sabato, che noi rientravamo da dei sopralluoghi con il comandante dei Vigili del Fuoco qui, l'hanno chiamato, poi gli hanno detto ci vogliono 9 Vigili del Fuoco che vadino subito a Faenza, poi gli diranno dove devono andare. Ed è 3 giorni o 4 giorni che quelli vanno solo a Consellice, da quando è successo quell'evento lì, 9 Vigili del Fuoco di qui. Quindi, voglio dire, io mi immagino, perché non sarà né la prima né l'ultima, abbiamo avuta noi in 2 giovedì successivi, no, ne abbiamo avute 2 a Casola. Ieri è stato bombardato, se possiamo usare il titolo, ieri in mezza provincia di Milano, di Varese. Ah sì, sì. Cioè, sì. Stanno, però, con danni dire, simili. Cioè, quindi, dal 28 saremo un po' più sole a gestire queste robe qui. Sì, ma è anche perché per questo che ti dico che è un problema che secondo me bisogna, cioè, ormai però, affrontarlo in maniera... Tornando al suo discorso, cioè il ragionamento di dire cerchiamo di recuperare quelle strade comunali con intervento in New Jersey, ove possibile, è un ragionamento che stiamo già facendo da un po' di tempo, nel senso non è che ce le siamo dimenticate lì e pensiamo di tenerle chiuse fino a autunno dell'anno prossimo, però dobbiamo capire bene che non in tutte le strade c'è una situazione che tu ci metti in New Jersey e sei tranquillo, il sindaco si può prendere la responsabilità di mandarli su. Dobbiamo essere coscienti che in diverse strade comunali io personalmente la responsabilità non me la prenderei. C'è ancora tutta la fase, ed è quella che dobbiamo affrontare, arrivare a ottobre, a settembre, quella di fare i fossi in tutte le strade, perché non c'è più un fosso a morire. Perché il problema adesso è anche quello, se arriva la bomba d'acqua non vieni giù perché, ma non solo perché c'è il rischio che venga giù, perché non riesci neanche più a andare su e giù, vedi via Cerro e vedi tante altre. Cioè l'obiettivo c'è. Grazie. Cioè non è che... Però non, abbiamo delle situazioni che non è... Ma io infatti, come dire, mi sarebbe piaciuto che cominciassimo a convincere, convinzione va fatta facendo pressioni, con la provinciale del Prugno va presa la responsabilità, lo so che ci sono dei buchi sopra e sotto strada, l'ho censito io per primi tutti, li conosco uno per uno, però bisogna assumersi la responsabilità di riaprirla a tutti, poi dopo parliamo di quegli altri, allora io... se non partiamo neanche con quella... Hai ragione, hai ragione, però vedi la provincia, qui a Casola nello specifico abbiamo avuto 2 casi in cui la provincia però si è a tutti gli effetti preso le sue responsabilità, magari non in partenza con la frana delle case bruciate, ma dopo... Sappiamo che c'è stato bisogno di spingerla. Certamente, però dopo se l'è prese, sia con le case bruciate che con l'SP, l'SP 63. È chiaro che lo sai anche te, hai detto che l'hai censita pure tu... L'SP 70 non è messa come l'SP 63. Però sono passati 2 mesi e quindi abbiamo avuto il tempo tanto di vedere quelle che si muovono ancora e quelle che non si muovono. E bisogna assumersi la responsabilità anche di dire, vabbè, forse questa non si muove. Perché se no andiamo avanti, come dire, quella cosa a norma, come la vogliono loro, come la vuole Nobili, non sarà pronta prima del 2026, se va bene. Se va bene. Sono 24 frane, le conosciamo tutte, di cui tutte grandi. Quindi c'è poco da pensare che in ottobre, novembre con qualche intervento sia sistemata. Se non pensiamo chiaramente di fare pressioni, cioè, mi piacerebbe questo, che come si è fatta pressione per le case bruciate, che se era per Nobili non si sarebbe aperta, e lo sappiamo tutti,
credo che questa operazione di moral suasion vada fatta anche per altre cose, perché la situazione era grave prima, perché un pezzo di paese era isolato, una vallata era isolata, ma continua a essere grave anche adesso, nonostante si faccia, come dire, un po' di far finta che e la gente la utilizzi. Diventa grave nel momento, il primo giorno che abbiamo un incidente grave, non giù per la frana, ma fra due macchine, con feriti o cose più gravi, allora ci accorgiamo che tenere una strada che la gente usa, residenti o no, aperta, perché di fatto è aperta, perché non la vuoi chiudere perché sennò dobbiamo spostare la gente, perché sennò non può scendere a vivere, eppure non assumersi, come dire, la responsabilità legale di dire è fattibile con le cautele, diventa un problema di assicurazione seria che rovina la gente. Poi ci troveremo con gente che magari fa causa al comune perché dice la strada non era presidiata. Cioè è un problema. Scusa. Allora su questo aspetto io dico, mi rifaccio di nuovo e sento dall'ufficio legale dell'Unione, se la dicitura solo residenti, quindi limiti molto il traffico, non lo lasci libero a tutti, ma solo chi ha bisogno di andarsi a casa e fare queste robe qui. Poi come dice giustamente Mirko, aggiungere magari chi deve conferire dei prodotti in certe zone, che possa conferirli dandone comunicazione quando fa le cose, questo lo trovo giusto. Dire alla provincia che verrà su giovedì o venerdì di questa settimana, che l'ho convocata perché dalle case bruciate non possiamo lasciare i terreni di quello delle case bruciate, quello d'Oriolo e quello Fragatti, no? Come si chiama? Fragozzi? Quello il nipote di Sant'Andrea con 5 metri di terra sopra. Portarli giù in modo che questi possano ritornare a coltivare. Quindi ho chiamato la provincia perché lì non spettano di portare via la terra, almeno certo, la terra certo. La porterà via la provincia. Certo. Gli hanno già fatto il piacere di aprire la strada, poi da ieri hanno tolto anche il semaforo, quindi l'avrete visto, sì. Le case bruciate hanno tolto anche il semaforo, e quindi questa è un po' la situazione. Quindi di parlare con la provincia e vedere cosa si pensa di fare delle due provinciali, io vedo meglio la SP63 un po' dalla parte di là, che c'è un po' di terrapieni da sistemare, che l'hanno sistemato i vigili del fuoco, ma non ha finito la provincia, non l'ha fatto, e quindi fino a Zattaglia. Poi mi hanno detto che dalla Valletta è su un disastro perché ci sono delle frane molto importanti, e per di qua l'ho già detto al sindaco di Fontanelli che più di una volta la provincia di Bologna non c'è ancora mossa sulla strada che da Fontanelli ci va in cima. Lo sapevamo già dall'inizio. Sì, io credo che quella nostra, mettendoci gli opportuni semafori, perché bisogna pensare ai semafori, il discorso del senso unico alternato possa essere quella situazione, lo dico e lo nego perché io non so mica come sono messe le frane, possa essere una situazione accettabile considerando anche il traffico che c'è sulle strade. Che se noi accettiamo un semaforo sulla Riolese o sulla la strada di Valle, credo che lo possiamo accettare anche a maggior ragione lassù, perché per la gente che ci passa credo che sia. Sono perfettamente e d'accordo. Su questo non c'è ombra di dubbio. Quelle altre SP70, sì, però noi arriviamo fino al corso, di là l'altra di là c'è la facilità del cane. No, che scende, è chiusa, la provinciale è chiusa. Sì, sì, l'alternativa è obbligatoria. Sì. No, ma io sono d'accordo che con i semafori e tutto, sono d'accordissimo. Sì, però noi non possiamo andare a dire al sindaco di Fontanelli che quello che deve fare lui, lo farà lui. Perché la salita del cane, secondo me, anche quella molto dubbia su chi ci deve passare, perché anche loro hanno scritto qualcosa in merito a questo. E quindi anche questo è l'altro punto. Cosa che vi dico è che adesso, essendo arrivati da un paio di giorni in New Jersey, che li hanno scaricati nel magazzino del comune, faremo delle valutazioni ancora con l'ufficio tecnico per vedere quali sono le strade, almeno alleggerire un po' la situazione, non a 360 gradi, anche perché il consorzio ha finito in questi giorni di pulirci la strada che dalle Cortine attraverso Montebattaglia viene giù, viene a collegarci con San Ruffillo, e da San Ruffillo passa la Chiesuola e viene giù da Prugno. Quella è un'ipotetica via di fuga, perché lì da Castabat, non so come si chiama, Castabat, lì c'è una situazione, secondo me,
se si va a vederla su nel Castagneto, che non è bellissima, e quindi lì ci sarà bisogno di fare delle opere abbastanza importanti. E poi la strada della Cestina ha altre criticità, e quindi valuteremo le strade con l'ufficio tecnico, mettendo a posto soprattutto quella che è il ragionamento che faceva prima Mirko, di una ordinanza che forse è un po' vecchia rispetto allo stato attuale. Questo sì. Allora, no, se posso aggiungere alcune intanto dobbiamo valutare, lo diceva già adesso l'assessore Nati, vice sindaco, a proposito dell'utilizzo e della collocazione dei New Jersey in funzione della viabilità, dell'accessibilità di strade comunali. Per quel che riguarda le strade provinciali, la provincia c'è già l'ordinanza che si può salire fino al passo di Montalbano e scendere, consentendo l'accesso a chi deve raggiungere l'agriturismo. È scritto così nell'ordinanza. Quindi questo è un criterio, questa è una modalità che dobbiamo valutare come rendere possibile anche altrove. E in questo perché è chiaro che a fronte di quel che è successo dobbiamo fare in modo, con tutte le difficoltà che ci sono, però di prevenire condizioni di ulteriore maggiore degrado economico. Per cui adesso si arriva all'agriturismo della Canova, si arriva all'agriturismo del Castagnolo, ecco, bisogna trovare il modo come possiamo rendere accessibile in maniera riconosciuta anche il relais Mevigo, sempre che le valutazioni tecniche che farà l'ufficio, il servizio dei lavori pubblici con la sistemazione dei New Jersey favorisca questa possibilità. C'è anche Cabudrio, c'è anche il Poggiolo, se la vediamo in questo senso. Cioè, il Mevigo, il Mevigo non è l'unica attività. C'è anche Cabudrio, certo. No, già citavo il Mevigo perché, però, c'è anche e poi c'è anche il Poggiolo, certo. Sono questi quelli che bisogna trovare a vedere se come si riesca a rendere a riproporre e a rimodulare quella che è la condizione che abbiamo, che si è realizzata per l'accesso alla strada di Montalbano, anche per queste altre attività sul territorio. Io condivido quello che si è detto, che sono insomma cose che si vedono, però a livello pratico, per poter dare delle risposte alla gente ci vogliono i soldi, e quindi i soldi anche il governo, Andrea, scusa, se mi permetto, c'entro io. No, faccio per dire, a livello pratico, perché la gente cosa ci chiede? Io mi sono fatto un giro per le campagne, la gente, la grossa preoccupazione che hanno è di essere lasciati soli, anche perché non hanno più le strade per poter lavorare, per potersi andare a casa. Quindi io penso che sia... Però io noi dico ci che possiamo raccontare quello che vogliamo, ma se non arrivano i soldi, come fai governo, a dare delle risposte alla gente? Con l'acqua così. No, ma io sono d'accordo di fare quello che dici te. Però come non ci so. Siamo stati bravi a rimboccarsi le maniche all'inizio, senza aspettare niente, e così abbiamo fatto, meglio di altri comuni. Certo. E secondo me è il momento di un ulteriore passo, anche di assunzione di responsabilità, anche di rischio, certo, che fa la differenza, e forse potrebbe anche fare scuola, poi aspettando anche le risposte dal governo. Ma se aspettiamo quelle... Ah, che Dio ci aiuti. E comunque io spero di sbagliarmi, spero, però secondo me le ordinanze che distinguono fra utilizzatori così oziosi e utilizzatori che devono recarsi a un agriturismo, dal punto di vista legale, nonostante siano state emesse da un ufficio,
non hanno un appoggio. Secondo me non valgono nulla. Le assicurazioni ci si fanno una risata con un'ordinanza del genere, perché uno che fa un incidente e dopo fa l'incidente dice, sì, ma io mi stavo recando nel turismo. Cos'è, un'autodichiarazione? Devo attestare una prenotazione? Devo aver fatto una bonifica, una caparra? Cioè, vi rendete conto che è una cosa che cammina su un filo molto ridicolo? Se si tratta di un palafango, vabbè, se ci scappa un morto, si tratta di 1 milione di euro, io credo che le assicurazioni si fanno una gran risata del distinguo se io dovevo andare lì perché... No, no, l'assicurazione paga. L'assicurazione paga sempre. Se c'è un'ordinanza che non ci devo stare? Certo. Ma l'ordinanza, mi permetto di aggiungere un elemento tecnico. L'ordinanza è valida fino a quando non viene impugnata davanti al giudice competente. Quindi fino ad allora l'ordinanza sarà sempre valida. Fino a quando qualcuno che ne ha diritto non le impugna davanti al TAR. Fino ad allora l'ordinanza sarà sempre valida. Dopodiché, ovviamente non entro nel merito dell'ordinanza specifica, dopodiché bisogna capire se quell'ordinanza... diciamo assumo i panni del giudice, è motivata in un determinato modo, ma fino ad allora quell'ordinanza, così come tutti gli atti, nel momento in cui non vengono impugnati perché sono appunto viziati, fino ad allora quegli atti saranno sempre validi, così come tutti gli atti amministrativi. Quindi è solo il giudice che ci può dire se quell'ordinanza è legittima o meno. Questo deve essere chiaro. No, aggiungo infatti un attimo due cose molto brevemente per fare un attimo chiarezza in base alle mie poche competenze, insomma, quello che so io. L'assicurazione, tu non devi essere lì, sei in una situazione di contravvenzione. Dopo lì ci pensano le forze dell'ordine a ritirarti la patente, farti la multa e quant'altro, perché lì non dovevi esserci. Ma l'assicurazione copre. Su questo non ci piove. Dopo poi per attestare il fatto uno perché o perché non è lì, io ad esempio, io non so, magari adesso il Trentino è una regione autonoma, faccio un esempio personale, io vado sempre in vacanza tutti gli anni in un posto, alloggio in un posto dove ci possono passare solo i residenti e ai non residenti fanno un permesso temporaneo che me lo fanno in comune. Io tutti gli anni mi reco in municipio con una marca da bollo e mi dico per quanti giorni andrò lì, ma proprio appunto per un discorso di sicurezza della strada, perché anche quella è una strada precaria e loro vogliono limitare il traffico, perché meno macchine ci passano, giustamente, e meno, insomma, meno si danneggia il manto della strada per quello. Quindi loro in questo modo fanno anche un censimento di chi ci passa e chi non ci passa. Poi ci sono le guardie forestali là, che noi non abbiamo più, e che controllano, e diverse volte mi è capitato che mi chiedessero il permesso, io gliel'ho fatto vedere. Insomma, questo è... Chiedo solo un... Io, scusa. Giusto così, una mia osservazione, cioè ho piacere che discutiamo di queste cose qui in Consiglio Comunale perché sono cose importanti per il nostro paese, per quello che è successo ultimamente. Però da nostra parte c'è sempre stata la piena disponibilità a sopportare l'azione della maggioranza. Cosa che noi non abbiamo visto, cioè non siamo stati, a parole siamo stati coinvolti dicendo che dovete essere coinvolti, dovete essere coinvolti, poi sui fatti come se non fosse successo niente. L'ultima cosa l'ho avuta stasera, quando avevamo detto l'altro Consiglio Comunale che c'era la raccolta dei fondi per il comune di Casola Valsegno e avevamo detto qui che verranno destinati e decideremo tutti assieme come destinarli. Poi adesso sento un Maurizio che mi dice, io non ho niente contro Maurizio, anzi, lo apprezzo molto per quello che ha fatto, però ci sono già stati presi degli impegni. Cioè, allora, qui che cosa stiamo giocando? Cioè, se volete coinvolgere, volete la vostra mano? Cioè, no. Beh, però ti dico, a me farebbe piacere avere un contatto, non una volta al mese, di queste cose qui, che sono cose importanti, magari fare una commissione, un tavolo, ci troviamo una volta alla settimana. 13-14 ore in comune non gliela faccio più, te lo dico francamente, non gliela faccio più,
alzo le mani perché comincio a avere dei problemi. Ve lo dico a tutti, sinceramente. E questo lo credo. Al giorno qui il l'UCL, l'ingegnere, mi chiama il sabato, la domenica, la sera, la notte, io non la faccio mica io. Voglio bene al comune, tutto quello che volete, la nostra comunità, ma tutto c'ha un limite. Io non ti sto dicendo che te ne sei fregato, eh? No, cioè, non ti sto dicendo, non vorresti frainteso, cioè. Capito. Però dopo ti voglio spiegare quelle che sono le cose. Quello che a me, che a noi è mancato, è stato proprio questo supporto, questa cosa qui. Essere coinvolti di più. Io ho capito, ma essere coinvolti in che tipi di scelte? Se questa qui è stata fino a ieri, ma anche tuttora. Cioè tutti gli accorgimenti che si stanno prendendo, le cose che si stanno portando avanti sono ancora in via emergenziale, perché le decisioni, cioè, siamo ancora in quel periodo lì, in quel momento lì. Hai detto che hai speso i soldi che ti sono arrivati e noi non sappiamo niente, non abbiamo speso un cavolo di soldi, ha comprato dei New Jersey. Ha fatto i New Jersey. Poi non so se sono state fatte degli altri, cioè non sappiamo no, niente. No, ma magari fossero stati fatti degli interventi, non sono stati fatti. Cioè, comunque, adesso... Gli atti ci sono, comunque. Cioè, se io voglio vedere quello che decidete voi in giunta, no, vado, mi scarico però, l'atto, aspetta, leggo. Io sul... Non è che mi... De... Io sul fatto... Ma perché dobbiamo... No, perché no, dobbiamo... Allora, sul decidere perché insieme, dobbiamo decidere Carleo, insieme? Carleo, sul decidere insieme, mi permetto di dire, siamo una maggioranza, no, siamo un'amministrazione, magari decidiamo anche noi. Però, aspetta, non ma mi non decidiamo non mi piace noi, sentire... Cioè... Aspetta, non mi piace sentire dire, però, fa, che non abbiamo condiviso non le cose. Così. Perché, in non particolar modo con Andrea... In particolar modo con Andrea si è condiviso parecchie. Ma Giancarlo, nemmeno noi decidiamo, cioè è la giunta che fa gli atti, cioè, e funziona così. Cioè... Ma è soprattutto in quel periodo lì che abbiamo condiviso le cose. Poi si è iniziato con gli interventi a cura dell'UCL, interventi sull'apertura delle strade, che anche noi non è che abbiamo, nel senso, noi li abbiamo indicato e condiviso gli interventi dopo loro sopralluoghi e loro valutazioni. Siamo riusciti a condividere qualcosa. Il Consiglio Comunale si confronta sulle ipotesi, sulle proposte che vengono indicate. Le proposte che vengono fatte in questa delibera per un terzo forse, di quello che abbiamo raccolto non trovano la condivisione, non è mica un problema, si farà la valutazione, si voterà e poi dopo si andrà avanti. Se avete piacere di incontrarci per dire tutta la cifra che ci rimane, che è dinamica, perché stamattina mi ha chiamato questo comune di Leverano, in provincia di Lecce, 30-40 km da Lecce, dice noi abbiamo raccolto 2.000 euro che vogliamo dare al comune di Casola, come dobbiamo fare? Allora gli ho spiegato come deve fare, voleva qualche fotografia di frane, voleva questo e quell'altro, gliele manderò domani. Quindi è una condizione in itinere, mirandola, mi ha chiamato l'altro giorno, stiamo ancora raccogliendo dei soldi per Casola, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui io dopo vi dirò quanto abbiamo raccolto ad adesso. Non vi posso dire quanto raccoglieremo alla fine. E quindi... Sì, va bene, certo. Questo, ti dico, due o tre urgenze che noi avevamo e che abbiamo finanziato con quelli. Poi se non va bene, lo dite. Però voglio dire, se ci vogliamo trovare per decidere gli altri soldi che ci sono, di cui dopo vi dirò come destinarli tutti, non ci sono mica problemi. Ma a me sembra, scusate, onestamente, quello che ha chiesto Carlo mi sembra una cosa normalissima. Quindi io penso che Carleo, innanzitutto la sua lista rappresentano comunque 500 passa casolani e hanno diritto a dire queste cose, vanno anche ascoltati da parte nostra. E poi è logico che lo sappiamo tutti, Maurizio o Flavio o Giorgio, quello che avete fatto in questo momento, ma lui non vi ha detto che voi non avete fatto. Lui ha semplicemente chiesto una cosa, ma molto semplice, quindi io
In questo momento sono d'accordo con Carlo, certo. Cosa vi ha detto? Siamo qui per quello. Vabbè, io ho detto quello che penso in questo momento. Cioè, sì, non mi sembra che Carlo abbia detto cosa ha detto. Ha chiesto una cosa semplicissima. Viene sottoposto al consiglio comunale, capito, in tutte le sue componenti. Sì, però secondo me il caso dà fastidio, perché cos'è che ha chiesto Carlo? Di essere coinvolto in una cosa che abbiamo detto tutti l'altra volta, ed è vero. Scusa, cioè, Giorgio, sì, è giusto che venga proposto al consiglio comunale, però una cosa è proporlo, deciderlo insieme, essere coinvolti e lo proponiamo insieme, una cosa sempre che la roba ci arriva dall'altra parte, che noi non sappiamo niente. E quindi ti permetti che questo qui non c'è tanta collaborazione da... Cioè, che poi io sono sempre stato disponibile, da parte mia, da parte di tutti, no, sono sempre stato disponibile. Però ti dico, non è la stessa cosa, perché se una cosa la presentiamo io e Gudi insieme, la decidiamo, oppure insieme facciamo un tavolo, facciamo quello che volete per presentare le cose, è meglio per me, siamo più coinvolti. Io adesso so. Così arriviamo all'argomento. Volevo dire due cose. Una sulla domanda iniziale. Il cartello di vieto d'accesso, eccetto residenti, che è sia nella strada di Prugno che nella strada di Zattaglia, io sfido chiunque, che sia anche un turista, ma chiunque. Però non l'abbiamo messo. Qualcuno l'ha messo. Quindi, come dice Andrea, bisogna come si fa a dire a Castagnolo ci posso andare? Poi c'è il cartello, ho capito nell'ordinanza, ma sul cartello c'è scritto, c'è il New Jersey bianco col cartello di vieto d'accesso eccetto residenti, senza il numero dell'ordinanza. No, ci sono passato stamattina. No, c'è scritto. No. Perché che è accessibile anche per chi deve, poi volevo, scusate, va bene gli agriturismi, ma la festa, non la festa, ma gli eventi che fanno al Giardino delle Erbe sono come quelli del Mevigo, la strada è chiusa, non ci deve andare nessuno. Cioè, qui si può andare al Mevigo, sì, di qua no. L'ordinato dovrebbe essere dal Giardino Picchinale in su. Però il cartello è nell'incrocio di Prugno. Ho capito, chi arriva da via, come, cioè, io ti segnalo questo allora, io l'unica cosa che ho visto è in quello che è lì da Naldoni, che c'è scritto a 500 metri, divieto d'accesso, da Naldoni c'è scritto divieto d'accesso a 500 metri, quindi quello capisco che per 500 metri posso andare, dopo no. Negli altri c'è scritto divieto d'accesso eccetto residenti, boh. E le attività sono tutte attività, quindi non c'è l'agriturismo piuttosto che, perché c'è l'operaio che deve andare a lavorare, non è residente, non ci può andare. Io che devo andare a lavorare nei miei terreni, non sono residente, non ci posso andare, perché non è che ce lo possiamo inventare, non è che possiamo interpretare le cose, quindi diventa complicato. Sul discorso che diceva Carleo del coinvolgimento, d'accordissimo che la maggioranza siete voi, dovete votare quello che volete, però che io venga, però io personalmente non sono venuto a conoscenza del fatto, se non dopo, che c'era la commissione ambiente a Casola al Cinema Segno. Fermati, allora, chiariamoci bene questa cosa, noi siamo stati invitati, io e il sindaco, ma era un'assemblea a porte chiuse, era la commissione che si era riunita a Casola per poi andare a vedere le frane. E io ho quindi informato, noi non potevamo entrare, era a porte chiuse, chiuse, quindi fatta lì. Ok, allora lì, cioè, io ho capito fosse i due commissari, i due io ho capito fosse Carleo mi ha detto invece di farla Bologna in regione si fa lì, la vogliamo fare a Casola, perché appena fatta la cosa vogliamo andare a vedere le frane e poi ci andiamo a casa. Sono venuti qui e a Brivighella. L'unica cosa, quelle commissioni sono aperte, se tu vai nel sito della regione, e chi mi ha telefonato gliel'abbiamo detto, se voi andate nel sito della regione vi potete collegare in streaming
Però vuol dire che tu segui i lavori, però non puoi parlare. Ma certamente, però poteva essere anche... L'unico che ha fatto parlare è il sindaco di Brisighella, perché erano già d'accordo loro. Poteva essere anche interessante andare ad ascoltare quello che dicevano, fosse stata aperta. Se mi dici che era chiusa, ritiro... Ritiro... Nel sito della regione si vede, c'è la registrazione. Quindi... Sì, sì, sì. No, lui... C'è la registrazione, non subito, ma dopo 2-3 giorni, detto che l'avrebbero messa. Sì, condivido l'indicazione che dà di Mirko Giacometti. Facciamo questa quando ci incontreremo con Paolo, con l'ingegnere Nobile, facciamo questo approfondimento, questa sulle condizioni e sulle modalità di accesso alle strade provinciali. Chiedo solo un attimo un chiarimento. E quando sappiamo che c'è, ce lo diciamo. Va bene? Per dare forma a quanto detto, possiamo sottoscrivere, cioè posso verbalizzare che è stata presentata interrogazione orale ex articolo 24,34 del regolamento e cui è stata data risposta immediata, e se sì, presentata... ok, solo da Giacometti e poi verbalizzo... Tutto il resto, non so se è sottoscritta da tutta la minoranza oppure solo. Perfetto. Okay, per giusto. Me va bene. Perfetto. Bene. Quindi possiamo procedere, anche perché così entriamo nel merito di quel, perché il punto 5. Allora, il punto 3, approvazione dei verbali della seduta consigliare del 26 giugno 2023. Mettiamo i voti? Tutti favorevoli? Favorevoli. Passiamo al punto 4, approvazione delle variazioni allo statuto di Angelo Buscarini, scusatemi, Pescarini, l'Istituto Angelo Pescarini e la Scuola Arti e Mestieri, società consortile a responsabilità limitata. Allora, intanto chiariamoci cos'è la società Angelo Pescarini, società pubblica. È stata costituita per la progettazione e gestione di cui siamo soci. Per quello che siamo qui... siamo coinvolti nella decisione sulle modifiche allo statuto. La società Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri è stata costituita per la progettazione e gestione di progetti di formazione iniziale, superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani e adulti e ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, lavoro pubblico e privato nell'ambito scolastico, post-universitario e aziendale, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali o comunque affini o connesse a quelle appena citate, appena descritte. La società gestisce inoltre, sotto il profilo amministrativo e gestionale, anche altre scuole del territorio provinciale. Cito tra queste le scuole di musica Rossini di Cervia e Sarti di Faenza e dal settembre 19 anche la scuola di disegno Minardi di Faenza. La società è lo strumento attraverso il quale i comuni soci esercitano la funzione istituzionale di formazione professionale delegata dalla Regione con legge regionale numero 12/2003 sull'uguaglianza e l'opportunità di accesso all'istruzione e alla formazione professionale. Il funzionario dell'Unione Andrea Venturelli ha preparato una nota che adesso leggo con le motivazioni e i contenuti delle modifiche allo statuto che siamo chiamati a condividere e ad approvare. Le variazioni statutarie che ci accingiamo ad approvare sono state condivise nei mesi scorsi da tutti gli enti soci che adesso devono approvarle nei propri organi. Si tratta di modifiche tecniche tese in primo luogo a ribadire che Pescarini non è società a controllo pubblico, in quanto non si presentano le condizioni previste
dal decreto legislativo 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica. È una società pubblica, insomma, ne sussistono norme di legge o statutarie, ovvero patti parasociali che richiedano il consenso unanime di tutte le parti. Come tale non è obbligata a rispettare tutti i paletti previsti per le società a controllo pubblico. Questa posizione, supportata dalla maggioranza della giurisprudenza, ma contestata ripetutamente da Corte dei Conti Emilia-Romagna, è sostenuta da tutti gli enti soci di Pescarini, suffragata da pareri tecnici di esperti acquisiti dalla società e adottata anche dai nostri comuni della Romagna Faentina e dei singoli comuni, compreso Casola, nelle proprie delibere annuali di razionalizzazione delle partecipazioni. Tuttavia, a prescindere dalla ricostruzione formale di controllo, la società si è posta come obiettivo il rispetto delle prescrizioni previste dal TUSP per le società a controllo pubblico, testo unico, ritenendo opportuno soddisfarle in via di autolimitazione. In particolare, l'obiettivo è rispettare le seguenti prescrizioni. Sono queste le modifiche allo statuto. Le nomine del Consiglio di amministrazione rispettano le norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi e chi ne fa parte non percepisce compenso. Non vengono corrisposti i gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. Non vengono corrisposti i trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali. Non si attribuiscono deleghe ai consiglieri. Il vicepresidente è solo il sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza il riconoscimento di alcun compenso. Non sono stati istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. Vengono rispettate le condizioni su trasparenza e anticorruzione. La società ha quindi incaricato un consulente esterno per apportare modifiche allo statuto societario coerenti con i punti sopra elencati. E sono questi i punti che sono indicati nello statuto, nella delibera che è allegato alla delibera, dove sono confrontati il testo attuale e quello modificato, che richiamano le cose che vi ho appena descritto che ci ha elencato e annotato Andrea Venturelli dell'Unione della Romagna Faentina. Tutto qui. Quindi l'invito è di esprimere voto favorevole all'adeguamento alle modifiche allo statuto, questo adeguamento dello statuto, così come condiviso già tra tutti i soci della società Pescarini. Bene, mettiamo i voti? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. Grazie, grazie. Anche l'immediata esecutività. Mettiamo i voti di immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Approvato all'unanimità l'immediata esecutività. Punto 5. Variazione al documento unico di programmazione per il triennio 23-25. Variazioni al bilancio di previsione 23-25, assestamento di bilancio ai sensi dell'articolo 175,8 del decreto legislativo 267/2000 e verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 193,2 e seguenti del decreto legislativo 267/2000. Applicazione avanzo libero e destinato a investimenti. Variazione per emergenza alluvione 2023. È l'occasione, quella che adesso abbiamo nell'affrontare questo punto all'ordine del giorno, di recuperare, di riprendere la sollecitazione e l'esigenza che ha correttamente e opportunamente espresso e manifestato Giancarlo Rivola poco fa. Grazie. Allora, per quanto riguarda l'utilizzo delle donazioni d'emergenza all'alluvione, è praticamente la pagina 3 della delibera. Noi abbiamo incassato circa 90.000 euro ad oggi. E più dobbiamo aggiungere 40.000 euro che però sono stati arrivata una comunicazione, però non abbiamo ancora avuto la credito in banca, mentre per i 90.000 sono andati
La comunicazione dei 40.000 Maurizio è quella dell'ANCI. È quella dell'ANCI. È l'ANCI che ha comunicato che ci... ha comunicato 40.000 euro, però non sono ancora stati verificati dalla ragioneria, nel senso che non c'è ancora il bonifico pratico in banca. Quindi siamo sui circa, oggi come oggi, dovremmo essere sui 130.000 euro, però dinamica, perché si dice oggi euro di stamattina, altri che il comune di Milano va a stare accogliendo, quindi c'è ancora una situazione abbastanza dinamica. Noi, siccome avevamo il problema dei New Jersey, che è un problema di un cancello, arriva a passare del cancello, non ci voleva, perché abbiamo fatto la variante per andare a San Rufillo passando da Renzi, cioè passando praticamente dalla stalla dietro la stalla di Renzi, che lui lascia fuori anche delle volte gli animali e quindi aveva bisogno che dandosi il permesso di passare la strada lì, che gli facessimo due cancelli di qua e di là in modo tale che chi passa di lì apre il cancello, si va come in campagna quando lasciano le bestie fuori, no? Poi lo richiude, poi di là lo apre, poi lo richiude. È una cosa del tutto provvisoria, finché non decideremo cosa fare sul primo pezzo della strada di San Rufillo, che è totalmente disastrato, ma solo, non solo la strada, ma anche i campi. Poi c'erano questi 200, mi pare 150, 200 New Jersey che abbiamo comprato, che servivano appunto per la messa in sicurezza soprattutto delle frane a valle, perché con i New Jersey almeno si individuano meglio dove sono le frane a valle, così come ha fatto quella provincia anche sulla strada di Prunga. Quindi in questo caso qui abbiamo preso da questi, chiamiamoli 90.000, non mettiamo fuori 40 perché non li abbiamo ancora accertati, non li abbiamo ancora fisicamente in banca, abbiamo preso 7.650 euro. Poi, per lavori di regimazione acqua, manutenzione straordinaria, ripristino strade, anche lì, adesso, i vigili del fuoco hanno aperto molte strade, vuol dire tolte via le canne, fatti i primi interventi, però dietro ci va le cunette, dopo le cunette ci vanno quelle che io chiamo chiaviche, ma attraversamenti delle strade, e questi sono fondamentali per arrivare al meglio di ottobre con la possibilità che si carichino l'acqua. Ad esempio, una delle cose che abbiamo detto è di dire il fuoco, siccome stavano finendo alcuni interventi, poi cominceranno da via Lama o domani o domani l'altro a completare alcune fossette, che sono di fossette fossi che sono da fare. A questo punto avevamo dato questi 50.000 euro al servizio strade dell'ufficio tecnico, e non vi posso dire quei 50.000 euro chiamiamo 10 volte gli sponghi per andare a pulire non so, sopra Monte Fortino o adesso dico Monte Fortino perché sono tutti in mezzo a Monte Fortino, la strada del Cestino, la strada di Monte Battaglia, la chiesuola che ha 3, 4, 5 caditoie completamente murate dalla terra. Teniamo conto che questa è un'informazione che vi do, abbiamo scritto, io con il sindaco abbiamo scritto insieme all'ERA e ha già fatto alcuni interventi, altri li faranno le prossime settimane. Abbiamo chiesto che facciano la revisione di tutte le caditoie di tutta Casola. Voglio dire, si fanno da una parte tutte le caditoie che sapete, date giù acqua insieme a terra, la terra tende a depositarsi, dopo un po' diventa come il cemento dentro le caditoie. Quindi abbiamo chiesto che in un tempo ragionevole, gli abbiamo detto entro fine agosto, così possibilmente, di fare tutte le caditoie di tutto il centro di Casola, della zona industriale, cioè tutte le aree che hanno questi servizi. Quindi 50.000 euro, dico, mi riservo in un secondo momento di dire 50.000 euro che noi abbiamo dato all'ufficio tecnico sono stati spesi per fare questo, quest'altro, quell'altro, diciamo, vi diamo questa prima dotazione, quindi tolti via questi 57.650 dai 90.000 più 40, 90.000
la differenza sono ancora tutti da destinare e da pensare che cosa fare. Quindi la delibera di stasera che riguarda l'utilizzo delle donazioni d'emergenza alluvione 2023 sono queste due. New Jersey e sulla parte corrente New Jersey e questi due cancelli che li abbiamo dovuti mettere lì da Renzi perché sennò non si dava l'autorizzazione di passare di lì e sulla parte capitale lavoro di rigenerazione acqua e manutenzione straordinaria per ripristino strade comunali. Poi per quanto riguarda la parte corrente invece abbiamo trasferimento da URF sulle maggiori entrate, avanzo di bilancio totale 2022, stanno rifuso nel nostro bilancio 34.400,37. Poi fondo solidarietà comunale, questo ce li ha mandati la regione, incremento per gli asili nido 7.668,04. Entrate tributi tari, abbiamo un'entrata in più di 23.946, ripartizione straordinaria, riserva Conami, tutti i comuni ci siamo trovati in sede Conami e si è deciso di ripartire 1,5 milioni di euro dalla riserva perché tutti i comuni avevano qualche esigenza dovuta all'alluvione. Per cui a caso con la nostra quota delle azioni che abbiamo nel CONAMI che vengono fuori dal conferimento delle nostre reti, sostanzialmente ci è venuta questa maggiore entrata di 9.825 euro. Poi c'è stato un cambio di capitolo sul piano dei conti, che c'è la Cresta l'Unione per uniformarsi e gli altri comuni, che riguarda praticamente solo un cambio di capitolo. Trasferimento da concessione edilizie di 60.010 e quindi qui le vedete come da una parte come maggiori entrate, da una parte come minori entrate perché è un capitolo che è stato cambiato all'interno della serie dei capitoli che, a cui fanno riferimento i bilanci per uniformare sempre più i bilanci a livello di tutti i comuni dell'Unione. Troviamo anche come minore entrata 62.010. Poi, per quanto riguarda invece le maggiori spese, sul bilancio sociale 2023, i soldi che ci ha ridato. Circa 58.000 euro, mi ha detto la ragioneria, loro in questo momento ce ne hanno dati 34.4 perché erano le maggiori spese che noi avevamo sul bilancio sociale 2023, per cui queste due voci da una parte ci vengono date, da una parte dobbiamo ridarle indietro all'Unione per mettere a posto i capitoli di spesa, però teniamo conto che noi dobbiamo avere ancora la differenza 58.000 che sono quello che sarebbe l'avanzo del bilancio sociale 2022 che sono delle economie che sono state fatte per quanto riguarda il comune di Casa. Quindi sostanzialmente noi lì dovremmo avere ancora queste che le abbiamo mantenuti lì in attesa che ci sia il proseguo del bilancio sociale 2023 in modo tale che se ci fossero delle richieste di nuovi adeguamenti, li prendiamo da quella differenza tra 59 e 34 che è qui. Servizio rifiuti, spesa tari, maggiori spese per 41.498, spese per il servizio del patrimonio 250 euro, spese manutenzione ordinaria 190 euro, poi c'è l'assessore Sartoni ha finito le ore, se ne vanno considerate poche, però con questo caso dell'alluvione, se vuole rimanere qui qualche ora in più, no, non rispetto alle 24 che gli spettano, ma per potergli pagare diciamo, la sua funzione di assessore, la segreteria, poi ci avrà messo anche dei giorni di ferie. Abbiamo messo 3.500 euro di qui arrivare alla fine dell'anno. Che sono quelle 24 ore lì? Sono 24 ore. Niente più. Che aspetta che però
chiariamo un attimo che non sono soldi che prendo io, ma sono i soldi con cui rimborsano la vetri ceramici per le ore che manco. No, vabbè. Vediamo l'azienda. Trasferimento all'US per il servizio di lavori pubblici sono questi 11.473,50 per fare dei lavori pubblici, che non sono i 50.000, i 50.000 è un plafond fine a se stesso. Sono lavori pubblici che dobbiamo fare perché abbiamo l'adeguamento delle scuole elementari per il problema di un ragazzo autistico, autistico, che ci hanno chiesto, siccome sta diventando grande il ragazzo, di poter alzare un po' alcune barriere, perché sennò sono pericolose, anche nelle scale praticamente che vanno di sopra, delle volte si arrampica su per le scale e andare di sopra diventa pericoloso. Per cui qui abbiamo chiesto un po' di preventivi, dobbiamo fare questa cosa qui. Poi abbiamo una finestra nella biblioteca che si è rotto il vetro, che dobbiamo rimettere a posto. Abbiamo alcune migliorie che dobbiamo fare in alcune proprietà del comune, tipo quella verniciatura che abbiamo fatto fuori del CRAL, lì, dove c'è l'ingresso del CRAL, che c'era tutto il muro rovinato, tutto il muro, hanno ritinteggiato l'immobile del comune, loro pagano l'affitto al comune, che ha preso qualche migliaio di euro a rimetterlo a posto, perché l'affittuario diceva un po' indecente quando viene la gente, insomma, bisogna che va bene. E quindi li abbiamo presi, questi sono i lavori che sono stati fatti. Poi, siccome è aumentato il discorso della TARI in entrata e in uscita, dobbiamo mettere quel fondo che, siccome la TARI non la riscuoteremo tutta, e sappiamo che abbiamo degli insoluti, abbiamo messo 3.800 euro sul fondo crediti di dubbia esigibilità, perché aumentando il discorso dell'entrata e l'uscita della TARI dovevamo adeguare anche questa cifra qui. Poi abbiamo avuto un rimborso di 1.586 euro da un'assicurazione, perché un camion andando a scaricare la Saint-Gobain si è attaccato nella rete di Quarneti e l'ha rovinata. Adesso finalmente ci sono arrivati i soldi, per cui qui abbiamo 1.586 euro in ingresso da parte dell'assicurazione, 1.586 euro andranno in uscita, li vedete qui in uscita, perché sistemiamo quel pezzo di rete che è lì da Quarneti. Poi dobbiamo accendere un mutuo sulla scuola primaria. Se vi ricordate, quando abbiamo fatto il progetto dei 600.000 euro per l'adeguamento sismico delle scuole elementari e medie, e il comune doveva metterci il 10%, quindi sono 60.000 euro di mutuo che noi dobbiamo contrarre per poter fare quella gara, che adesso ci hanno concesso un mese in più, perché avevamo come termine il settembre per appaltare i lavori, adesso ci è andato ottobre per appaltare i lavori, per cui dobbiamo contrarre questo mutuo qui, che pensavamo di prenderlo soltanto nel 2024, dobbiamo anticipare di qualche mese, contrarre il mutuo, se no non possiamo fare la gara, per cui il mutuo lo stiamo già contraendo, e invece di pagare il 3,35 come abbiamo pagato quello delle scuole medie, sapete tutti, io sono andato in banca oggi e ho visto cosa succede, i tassi di interesse stanno andando verso l'alto, 5,4,5, e quindi questo mutuo però è il 10% che dobbiamo fare. È chiaro che noi faremo sempre più fatica anche in futuro a prendere dei mutui e spesarli sul bilancio, perché il bilancio è abbastanza tirato, per cui, lo dicevo anche l'altro giorno il sindaco, è gioco forza correre su quei finanziamenti che sono al 100%, ma già se parliamo di finanziamenti che sono veramente importanti per l'ente, di partecipare a dei finanziamenti per il 20-30%, noi rischiamo di avere delle difficoltà poi dopo ad andare a contrarre dei mutui, andare a mettere le quote di ammortamento, le quote di interessi sul bilancio, perché dopo le dobbiamo sposare nella parte corrente del bilancio. Quindi adesso è vero, un po' l'avevamo quasi azzerato, e se non avevamo contratto questi due mutui, uno per le scuole medie vecchie e uno per le scuole medie nuove, molto probabilmente eravamo molto vicino, se non a zero, eravamo ancora sui 60-70 mila euro. Quindi questi ci portano su, ma
insomma, sono già gare che abbiamo fatto, abbiamo avuto dei finanziamenti, ormai mandarli a male, abbiamo i progetti fatti, però andando avanti, io l'ho detto anche alla Giunta, è bene che ci impegniamo là dove i finanziamenti sono al 100%, perché, no? Che poi è una cosa indispensabile per il Comune, è chiaro che si fa la fatica e la cosa, però contrarre dei mutui oggi con questo trend qui non è bellissimo. Poi abbiamo spese nuovo impianto sportivo, avevamo ancora da chiudere una partita per quanto riguarda l'archeologia, perché abbiamo dovuto chiudere lì la cosa, eccetera, fare tutti i rilievi che ci ha chiesto la sovrintendenza di quello che avevamo trovato lì al campo sportivo. E quindi il campo sportivo nuovo, per cui qui sono 6.352 euro. Le spese, ecco, poi abbiamo sul nuovo impianto sportivo, sembra che abbiamo trovato la quadra con la Cortesi, dunque con l'archedile avevamo già fatto, quindi ci rimancava soltanto la Cortesi. Adesso però che abbiamo definito, facendo bene i confini, era l'unica di cui dovevamo fare il frazionamento, perché mentre tutti gli altri lotti erano definiti in particelle, quindi si sapeva quant'erano i metri quadri, sulla Cortesi invece c'era il problema di quanti metri quadri in realtà, ma molto più o meno sono sempre quelli che avevamo previsto nel progetto, non è cambiato molto, facendo anche il nuovo frazionamento. E abbiamo guardato con la Cortesi il frazionamento, sembra che sia intenzionata bene, per cui a questo punto dovremmo, crociamo le dita, chiudere anche questa partita qui. Teniamo conto che quei terreni lì della Cortesi ci costano quello che erano previsto a bilancio del campo sportivo, niente di più. L'unica cosa è, mentre gli altri non hanno avuto questa gratifica, lì siccome c'è un affittuario, l'affittuario deve avere una gratifica in più al momento in cui si vanno a prendere i terreni. Adesso non so come si chiami, ma c'è una cosa così. Ha una maggiorazione del prezzo del costo del metro quadro. Insomma. Comunque sono 15.400 euro, compreso le spese notarili e non so se c'è un po' di IVA, quello che c'è. Trasferimento all'ULF per protezione civile, hanno fatto quel programma che si chiama Allerta, no? Che è andato in vigore credo all'inizio di luglio, se non vado errando. E il Comune di Casola Valsegno hanno chiesto 2.903,60 per questo programma di allerta che è stato condiviso con tutti i comuni. Quindi queste sono un po' le variazioni di bilancio e quindi sostanzialmente sono queste. E il mutuo chiaramente cambia anche un po' quello che era, siccome quando noi parliamo di variazione di bilancio, parliamo di bilancio 2023, poi quando parliamo di un mutuo va a modificare anche un po' la previsione 2024-2025, perché noi facciamo il bilancio triennale, per cui è stato aggiornato nella variazione di bilancio anche la quota capitale interessi di quel mutuo lì, che è attorno ai 4.500 rotti euro all'anno tra interessi e capitale che dà indietro. Anche nelle annualità successive, nella delibera, è stato preso anche qui la situazione. Questa variazione di bilancio, se ricordate, noi avevamo chiuso il bilancio 2022 con 273.407 euro di fondi accantonati, cioè che avevamo rimasto come avanzo d'amministrazione, in cui i fondi vincolati erano 162.815 e i fondi destinati a investimenti 10.806,28. Quindi l'avanzo libero era 78.167. Con questa variazione di bilancio sostanzialmente noi andiamo a portare questa avanzo libero che abbiamo a disposizione a 32.000 euro, per cui ne utilizziamo 40 46. Poi l'altra comunicazione che vi devo dare è questa:
il discorso delle frane. Allora, il discorso delle frane, noi abbiamo fatto tutti i lavori in somma urgenza, li abbiamo già passati all'URF perché l'URF li ha raccolti per tutti i comuni e ha fatto un unico calderone tra le spese di tipo A a sostegno e all'assistenza della popolazione e le spese di tipo B, ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture, sono anche le strade, eccetera. Noi su queste due voci non è che li abbiamo ancora spesi tutti, però abbiamo una previsione all'URF a carico del Comune di Casola di 125.500 euro sulle spese di tipo A e 2.554.400 sulle spese di tipo B. Diamo un esempio, saremo 1,7, 1,8 più o meno già spesi fisicamente in somma urgenza, perché poi dovranno essere rendicontati tutti questi qui, quando il generale Penna Bianca Figliolo dirà come glieli dobbiamo rendicontare, perché questo è il problema. Sono i fondi della somma urgenza, che questi indiscutibilmente ci dovrebbero essere tutti col plafond che hanno fatto, poi quanti ce ne rimangono liberi per fare i lavori se non ne arrivano degli altri, credo che siamo un pezzo avanti, perché l'Unione dei Comuni, compresi questi qui di Casola, ha un report da 17 milioni di euro, di cui noi incidiamo per 2,5 su 125. È chiaro che l'Unione dei Comuni dice il Consiglio si impegna e l'ente a garantire di trasferimento all'Unione per il finanziamento delle spese tipo A e B già sostenute, di cui l'Unione della Romagna Fiorentina risulta ente attuatore, attuatore vuol dire che quindi gli incarichi gli ha dato l'Unione della Romagna Fiorentina, qualora non si assicuri la copertura finanziaria tramite trasferimenti statali o regionali o da altre fonti nella disponibilità dell'Unione. Cioè, cosa significa sostanzialmente? Se non arrivassero mai questi soldi, che è impossibile perché mettono in crisi tutti i comuni del mondo, e chiaramente il comune di Casola dice io ho questo debito, uno mi dice te lo copro, perché al momento in cui loro mi danno la disponibilità delle risorse io le accerto e le posso spendere. Qui le abbiamo spese in somma urgenza perché la legge ci permette questo, dopodiché loro hanno fatto le somme urgenze, hanno detto quant'è il plafond, ma non ci ha detto ancora come li dobbiamo rendicontare, questo è il problema. Al momento in cui ci diranno come rendicontarli, l'ufficio tecnico farà fare le fatture, perché quello di cui mi preoccupo io è che questa gente poi venga pagata, perché io sto spingendo come dei matti perché questo commissario faccia presto a cominciare a dire le fatture vanno fatte così e dovete liquidarle così. A quel punto chiamiamo tutte le ditte di cui abbiamo un rendiconto parziale, noi abbiamo stimato in 2.500.000, ne avremo speso 1,7, 1,8 più o meno, compreso 480.000 euro nella frana grande, quella della provincia, fino ad oggi il comune di Casola, ma adesso l'ha presa a carico la provincia e tutte le spese di sistemazione a monte, di regimazione di acque, di portare via tutta la terra, eccetera, eccetera, saranno comunque nel capitolo di gestione della provincia, noi abbiamo questa situazione. Per quanto riguarda altre cose, direi che non ci sono delle cose particolari. Ecco, vi dicevo quello dei mutui, no? L'indebitamento del comune, i debiti residui all'1/1/2023, vuol dire all'inizio dell'anno, ma l'abbiamo visto quando abbiamo visto la tabelle, era 323.641, nuovi prestiti 60.000, quote che noi andiamo invece a restituire nel 2023 come mutui che vanno a scadere, sono 57.183, per cui quelli che vanno a scadere sono come quello che stiamo prendendo, alla fine abbiamo un totale previsto di 326.457, quindi la situazione mutui nell'ambito del 2023 rimane praticamente invariata. Teniamo conto che però qui abbiamo preso 180.000 euro di mutui, perché 120 per le scuole medie, ex scuole medie, e 60.000 adesso per le scuole elementari, per cui se voi fate questo qui 326 meno 180 sarebbero 140.000 euro, quindi
non è un indebitamento, cioè ha avuto degli indebitamenti il comune di Casola molto, molto più sostenuti. Io mi fermerei qui. Volevo solo, a proposito della raccolta fondi, mi sembra opportuno e utile e corretto e doveroso darne conto in Consiglio Comunale, proprio per esprimere una riconoscenza e ringraziamento ai nostri, al nostro comune gemello di Bartolomè che è al comitato, comitato Amici di Casola, che hanno raccolto e versato 8.300 euro e verseranno un'altra quota con una perché hanno messo all'asta alcuni arredi da bar, chiamiamoli così. Dorotea c'era anche lei in, a Bartolomeo ovviamente, quindi arriverà un'altra quota di partecipazione al fondo per gli aiuti al comune di Casola. Volevo solo citarvelo perché così, così è vero anche per altri comuni, però poi avremo modo di valutare, di vedere con precisione esattamente tutta la, tutte quelle che è la provenienza dei fondi che Maurizio ha citato e ha indicato poco fa. Aggiungo una cosa, Giorgio. Io ho già chiesto alla ragioneria, proprio in questi giorni, quando è rientrata anche Irene, volevo l'elenco, che dopo ve lo posso fornire appena ce l'ho, perché non ce l'ho, di chi ha fatto i versamenti a favore del comune di Casola, anche perché col sindaco avevamo detto di mandare due righe di ringraziamento là dove abbiamo i riferimenti certi per poterlo fare, perché ci vuole indirizzo, ci vuole tutto per poter rispondere, perché sennò questi qui non sanno neanche con certezza se li abbiamo avuti o no. Quindi è gioco forza ringraziarli, ecco. E poi anche e poi trovare anche presentare, esporre anche come li abbiamo utilizzati. Esatto, quindi appena avremo questa cosa ve lo dirò e quindi dopo almeno vedete chi è che ci ha mandato i fondi. Questo... Questa cosa ce la scambiamo ovviamente. Ce la... Come sono disponibile, sindaco, io sono disponibile. Allora, i 50.000 euro man mano che l'ufficio tecnico li andrà ad impegnare, diremo dove li abbiamo impegnati sulle strade, cosa abbiamo fatto fino ai 50.000 euro. I 7.650 sono in New Jersey, fattura alla mano, i cancelli che ha fatto, credo, col cavallo, cioè Fabbri, credo che l'abbia fatti lui. E per quanto riguarda il resto, che sono ancora circa 130 meno 57, quindi rimarranno 60.000 euro da dare impegnare, ci ragioniamo insieme. Adesso noi proprio delle esigenze immediate da sapere che ci vogliono lì, non le abbiamo, quindi... Cioè ce ne vorrebbero, ma tanti, tanti, non i 50.000 euro, 100.000 euro. Poi vi dico, il presidente della provincia ha detto ancora circa un mese, mezzo e mezzo fa, che la provincia aveva raccolto 600.000 euro e la regione anche ha raccolto degli altri soldi, perché anche questi enti avevano fatto delle sottoscrizioni, eccetera. Allora, quelli... L'idea del, adesso poi sono successi gli ultimi eventi giù nella bassa, non lo so se la pensa ancora uguale De Pascale, però diceva chiaramente i paesi della collina, che sono anche i comuni più piccoli e più sofferenti in rapporto alle capacità di far fronte a delle spese, vediamo quando dobbiamo ripartire questi 600.000 euro della provincia di far arrivare qualcosa di più ai piccoli comuni, questo è quello che ha detto. Però io oggi non lo so che sia così. Quando sarà, li accerteremo e faremo quello che dobbiamo fare. Scusa Maurizio, ti ringrazio per questa tua relazione che hai fatto. Volevo chiedere solo una cosa semplice. Allora, noi adesso abbiamo come comune un impegno di spesa di 1.700.000 euro, è giusto? Già spesi. Abbiamo preventivato, sì, che l'emergenza per noi, la somma urgenza, però non abbiamo ancora il contesto definitivo. Sì. Allora, la somma urgenza per la popolazione che la parte A, si dice
125.000 euro e 500. E qui cosa ci sono? Tipo A, sostegno che assistenta la popolazione. Ah, i CAS, quei cosi lì? Eh? È il CAS, il CIS, quelli. Sì, sì, perché. Un 125 e 500. Sì. Noi avevamo preventivato 2.554.400. 2 milioni? 554.400. Sì. Tutte queste determine sono stati fatti in maniera univoca per tutti i comuni da chi? Dall'Unione, perché noi, i lavori pubblici, e queste cose qui le abbiamo delegate all'Unione. Allora l'Unione, però, non è che l'Unione paga per i comuni, ognuno ha la sua fetta. E senti dire, a un certo momento, quando ci saranno gli esborsi da parte del governo, voi vi prenderete i vostri 2.550.000 euro. Fino a quel momento che però il governo non ve li ha dati, è un debito che ha il comune di Chiavi. Sì, ma adesso questi 2 milioni li abbiamo già spesi oppure? Non tutti. Saremo un effetto delle opere. Ma quindi noi non abbiamo ancora pagato nessuno? Ah no, quello che ti voglio. No. Io speravo, vedi Carlo, che nominando Figliolo quanto è ormai, 15 giorni, 20 giorni, potevo pensare che uno dei primi provvedimenti, ma non credo che abbia nominato ancora neanche i presidenti delle tre regioni come suoi. I subcommissari. No, subcommissari. Subcommissari. Non era ancora stato pubblicato il decreto di nomina dovevo sulla Gazzetta Ufficiale? Dovevo uscire, non so se non è ancora uscito il decreto. Secondo me no. È uscito soltanto quello del Presidente della Repubblica che nomina la Figliolo. Quindi il concetto è questo. Lui ha 2 miliardi e 500 mila euro, mi pare. Quindi mi do, sì. 2 miliardi e sì. 6, e sono quelli della sua urgenza. Che deve togliere noi, tu. Come Unione dei Comuni, ne dobbiamo avere 17 milioni di aree di contatto. È il decreto, è il primo decreto fatto. Un conto è rendicontarlo, un conto è dire ti do le fatture che possono essere il 20% in meno. Però noi abbiamo detto più o meno sarà questa cifra qui. Allora l'Unione dice, questi qui comunque sono la parte di Casa Valsegno, quindi la vostra parte. Se ce li dà il governo siamo a posto così, se non li dà il governo è un po' problema. Ma in questo caso qui tutti i comuni, compreso Faenza, andiamo in default tutti quanti, se non ci danno soldi. Noi la siamo utenza, l'abbiamo fatta. E gli interventi sono molti, sono collegati con i prezzi. Se io ci dovessi segnare quello che ha fatto i vigili del fuoco, cioè non abbiamo preso una lira lì. Perché per dirtelo in soldoni, gli agriturismi dove hanno dormito i vigili del fuoco, li pagano i vigili del fuoco. Abbiamo già fatto il riconto, fanno sì. Loro. Però dopo il buon Figliolo te li tira via dalla somma che... No, dalla vanno, somma... vanno nella protezione civile, non va nel comune di casa. L'ha spiegata bene l'altro giorno alla commissione. Sì, però voglio dire... Com'è il discorso? Sì, però voglio dire, quelli non li abbiamo pagati noi. No, però ti vengono noi, fuori... Noi, quelli che del mangiare, quelli sì. Del mangiare, abbiamo fatto la nota alla protezione civile nazionale. Questo è quello che dobbiamo fare noi. Poi è chiaro che sono tutti nei 2.500.000 euro. Dopo che non sono 2.500.000 euro. Sì. Però voglio dirti, i vigili del fuoco, confronto al lavoro che hanno fatto, se stavano qui un altro mese, altri due mesi, ci facevano solo che bene, perché non avremmo speso tanti soldi a portare via quella terra con i camion. Un conto è l'esercito, che non ti costa niente, perché loro hanno dormito anche nelle scuole elementari. Ma l'esercito quando va via? Va via sempre venerdì. Noi stiamo ancora in orecchio, Carlo, qui lo dico però lo nego, stiamo ancora in orecchio, perché se ci fosse la possibilità, e io speravo di capirla bene venerdì sera quando salutavamo che c'era il comandante nazionale dei vigili del fuoco dall'Oppio, è una delle domande che gli avrei fatto proprio anche questa, ma non è proprio possibile andare avanti ancora 15-20 giorni, solo per una ragione, che stamattina parlando con l'ingegnere che c'è qui dei vigili del fuoco, gli ho chiesto, non è voi che avete la BNV, quella che va bene per fare i fossili,
noi avremo un sacco di posti da fare, perché adesso si fa fatica anche a trovare le ditte che vengano a fare i lavori, perché trovare le cose anche c'è. E allora il concetto era questo: noi stiamo in occhio. Ho già sentito per questo anche il sindaco Iader Dardi di Modigliano in merito a questo. Se c'è una possibilità di fare una richiesta o per farli ritornare o per farli stare qui, io sarei per attivarla subito, a condizione che però non dicano solo apriamo delle strade. Io ho bisogno di fargli fare soprattutto quello di cui abbiamo bisogno oggi, è la messa in sicurezza idraulica là dove è possibile delle strade. Questo è un po' il concetto. Quindi facciamo partire una richiesta? No, perché non so. Ho parlato con Marcelli anche oggi, lui non ha ancora informazioni di questo tipo, però siamo lì, cerchiamo solo di farle, capito Giorgio? Mentre l'altra mi avevano detto dalla Protezione Civile Nazionale che gli potevo far fare un certo iter, che alla fine arrivava alla Protezione Civile Nazionale, e quindi dovevo parlare con la direzione regionale, la direzione di Ravenna e queste robe qui. Stavolta non abbiamo indirizzi, ho parlato anche col sindaco di Castel del Rio e di Fontanelli. E sentiti col prefetto? Il prefetto non sa niente, gliel'ho già chiesto. Quindi con la Protezione aspettiamo civile. Che ci diano adesso, mi ha detto Maurizio Palazzi, il vicecomandante di Ravenna, che lui è lì sul pezzo, che aveva anche te venerdì, no? Appena ha delle notizie positive ce le gira. Anche su questo problemi. Ci aggiorniamo. Però io la metto molto in dubbio. Vabbè, però non escludiamo che possa essere questa possibilità, perché la sistemazione, cioè migliorare l'assetto, cioè proprio la rete di scorrimento è importante in vista dell'autunno. Maurizio, un'altra cosa che forse c'entra o non c'entra con questo argomento qui. In diversi consigli comunali fa avevi fatto un accenno sulla piscina, che c'erano dei conti, dovevi vedere i pagamenti, no? Dobbiamo stamattina con la ragioneria. Siccome lì Spada ci doveva dare la rendicontazione finale della piscina, ancora dei lavori fatti un anno e mezzo fa, e, però credo che alla fine l'abbia mandata e quindi sia a posto. Io adesso devo verificare con il gestore, perché lui doveva pagare i suoi 2 o 3 anni di, è questo che ti riferisci, questi 2 o 3 anni, e poi c'era anche la partita che lui noi gli dovevamo dare i 6.900 euro per 10 anni, che era la quota a parte che doveva pagare lui per i lavori fatti dove li aveva prefinanziati lui, e noi glieli davamo in 10 anni, era una clausola del contratto. E questo ci guardavo stamattina con la ragioneria, ci stiamo lavorando a questa cosa qui per regolarizzare questa posizione qui. Perché? Perché è fondamentale che noi la regolarizziamo entro fine anno, perché sennò mi vanno di nuovo nei fondi di dubbia esigibilità, quindi non mi liberano delle risorse da poter mettere sul bilancio normale, ma me li tengono vincolati perché non li ho incassati, quindi risultano fondi di dubbia esigibilità, per questo che li dobbiamo tenerli sotto controllo. Ma anche qui gli uffici dell'Unione, vi dico tutto sommato, negli ultimi 3-4 mesi hanno fatto molto dello straordinario, nel senso hanno lavorato per queste cose qui, cioè per gli eventi alluvionali, e si sono un po' persi per quanto riguarda il ragionamento dell'ordinario. Stanno pian piano riprendendo l'ordinario. Teniamo conto che io avevo detto al sindaco che gioco forza anche in questo tema, siccome i comuni piccoli hanno personale poco, soprattutto se badiamo a dover fare delle progettazioni, delle direzioni lavori o fare anche solo delle valutazioni, mandare avanti anche delle pratiche di, aiutatemi, di affidamento lavori, quindi di bandi, che speriamo però che il commissario Figliolo sappia dare le giuste indicazioni anche in questo senso, perché se noi per fare un lavoro dobbiamo andare alla sovrintendenza, poi dobbiamo andare allo svincolo idrogeologico, poi dobbiamo andare a quel boia di Giuda,
ha molto probabilmente ragione Andrea, che forse fra qualche anno vedremo i lavori. Se però lui come commissario di governo, che ha poteri straordinari in questa materia, ci darà delle direttive per poterli spendere più velocemente, lui è l'unico che lo può fare questa cosa qui. Quindi è questo che noi... Però abbiamo detto all'Unione, credo che Giorgio gliel'abbia detto alla Giunta dell'Unione, almeno era un'idea della Patrizia Barchi, che è la dirigente dei lavori pubblici. Mi fa molto piacere, perché con me ne aveva parlato, di costituire un ufficio apposta per l'emergenza con i tecnici per l'emergenza. Che vuol dire? Che una procedura fatta per Faenza, Brigighella, Castelbognese vale anche per tutti gli altri con la stessa metodologia, e quindi può mettere delle professionalità che conoscono il tema, quindi andare più e lasciare i nostri tecnici per quello che è il loro lavoro ordinario, di mandare avanti i progetti, i lavori che avevamo già in corso. Posso chiedere, i 50.000 sono affidamento diretto in base a... No, in base all'ufficio tecnico, ai lavori che decide l'ufficio tecnico. E perché dovete, se non ho capito male, quelli vanno per le fossette, giusto? Per la regimazione delle acque. Magari prendere in considerazione anche gli agricoltori che hanno i mezzi per la parte delle strade di loro percorrenza, potrebbe fare economia e scavatori, come hanno usato per pulire le strade, possono fare anche le fossette. Quindi magari fai economia e trovi dei mezzi che sul mercato adesso non ci sono, scarseggiano. No, no, per dire, ecco, se era... Sì, sì, no, proprio quelli, o Luca Tagliaferri piuttosto che Morara, insomma, nelle strade però comunali, ecco, adesso Morara, magari se interessarli, anche collegati alla legge della montagna, che si potrebbe utilizzare per fargli fare i lavori e essere pagati, quindi... A fronte di un reddito che manca in agricoltura, possono integrarlo con questo, ecco, almeno in parte. Votiamo? Sì, sentiamo i voti allora. Punto 5, favorevoli? Allora, Marisegna, Sagrini, Bullin, Acerbi, Sartoni, Rivola, giusto? Mancurti, perfetto. Contrari? Astenuti? Due voti di astensione. Immediatamente. Mettiamo i voti di immediata eseguibilità, favorevoli. Astenuti, contrari. Ok, stessa votazione. Stessa votazione. Grazie. Sono le 22:21, il consiglio è sciolto. Grazie, arrivederci.